tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Pedofilo sorpreso dalla polizia in un casolare abbandonato in compagnia di un sedicenne arrestato, aveva già precedenti per reati analoghi. Mura romane imbrattate con la vernice per lanciare messaggi d'amore, ma a mancare è l'amore per la propria città. Più cultura nella nuova edizione di In Gir per Fan, che lancia un percorso storico per le vie della città. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con una brutta storia, una storia di abusi sui minori che per fortuna si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato del pedofilo, un quarantenne albanese, che è stato scoperto dalla polizia dentro ad un casolare in compagnia della vittima, un ragazzino di 16 anni. Un uomo nudo assieme ad un ragazzino di 16 anni in atteggiamenti che non lasciano spazio all'immaginazione. Questa è la scena a cui hanno assistito gli agenti del commissariato di Fano in un casolare diroccato a Ronco San Baccio. Stavano eseguendo un pattugliamento assieme alla squadra mobile di Pesaro per controllare auto sospette nella zona, quando hanno avvistato una Honda Civic vecchio modello e sentito dei gemiti. Sono saliti al secondo piano della struttura, hanno subito allontanato il giovane e ammanettato l'uomo che ha anche tentato la fuga. Si tratta di un quarantenne albanese con precedenti penali per violenza sui minori che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri mattina l'arresto è stato convalidato dal giudice per indagini preliminari Lorena Mussoni, che ne ha disposto la misura cautelare in carcere. Dovrà rispondere di prostituzione minorile per aver pagato la prestazione al sedicenne, corruzione di minori e violenza sessuale. Il ragazzo, trovato con lui nel casolare, ha riferito che quello non è stato nemmeno il loro primo incontro. Ora gli agenti del commissariato, guidati da Stefano Serretti, stanno indagando per capire se ci sono altri minori coinvolti. Per l'uomo, infatti, non si esclude che possa aver gestito un giro di sfruttamento di giovani. Evidentemente, il carcere per le precedenti condanne non è bastato a fargli perdere il vizio di molestare i più indifesi. Sono terminate oggi pomeriggio le operazioni di infusione del preparato secondo il metodo Stamina su Federico, il bambino di Fano affetto dal morbo di Krabbe, ricoverato da ieri agli ospedali civili di Brescia. È chiaramente migliorato, abbiamo fatto sia l'endovena che l'endorachidea, è andato tutto bene, ha detto Marino Andolina, nominato ausiliario dal giudice di Pesaro perché assicurasse il proseguimento del trattamento sul piccolo paziente già in terapia nell'ospedale bresciano. In apertura della seduta dell'Assemblea legislativa delle Marche, alcuni consiglieri di opposizione hanno chiesto che l'assessore all'energia e ambiente, Maura Malaspina, riferisca in aula sulla vicenda del biogas al centro di un'inchiesta della Procura di Ancona. In assenza però dell'assessore, il presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi si è impegnato a girare la richiesta alla Giunta. La questione dovrebbe quindi essere affrontata in un'altra seduta. Sempre per l'assenza dell'assessore Malaspina non è stata esaminata un'interpellanza sulle centrali biogas autorizzate a Fano. E per la prima volta domani i dipendenti delle Camere di Commercio scenderanno in piazza a Roma per protestare contro i tagli previsti dalla riforma delle pubbliche amministrazioni al sistema camerale. Secondo le previsioni della vigilia, circa l'80% dei dipendenti della CIA di Ancona parteciperà alla manifestazione insieme ai colleghi delle Camere di Commercio di Macerata e Pesaro, un pullman messo a disposizione dei sindacati. I servizi essenziali, come il deposito marchi e brevetti e l'iscrizione al registro imprese, saranno comunque garantiti, mentre gli altri servizi potrebbero invece non esserlo. In curia, mura romane imbrattate, mozziconi di sigaretta dappertutto e poco rispetto per la propria città. L'associazione politico-culturale Noi Giovani Seri ha scritto una lettera in cui
riflettono sull'importanza della salvaguardia e della cura dei beni storici e architettonici e a tutti chiedono un maggior rispetto per Fano. Quando un fanese racconta della propria città ad un turista, la prima cosa che probabilmente pensa di dire è che questo nostro spicchio di paradiso è romano. Ma a volte, così come si legge in un comunicato dell'associazione Noi Giovani Seri, il piccolo tempio della fortuna viene offeso, talvolta per incuria, per mancanza di fondi, talvolta per banale ignoranza. Questo accade quando un cittadino passa davanti a un giardinetto o ad un luogo di rilievo archeologico o architettonico e magari butta un mozzicone di sigaretta o una cartaccia. Succede quando si lasciano materiali di ogni genere attorno ai cespugli, già trascurati, che circondano i monumenti. Succede, proseguono, quando i ragazzi che vogliono esprimere il proprio amore lo fanno imbrattando con la bomboletta spray un'intera parete delle mura romane. Succede, purtroppo, anche quando chi, pur dovendo mostrare una maggiore sensibilità e attenzione rispetto al ragazzino innamorato che scambia il muro per una lavagna su cui lasciare un romantico messaggio, non si fa scrupolo di rovinare importanti mura antiche e costruisce laddove si dovrebbe solo conservare la memoria di un prezioso passato. Tutte queste sono cose che possiamo riuscire insieme come comunità ad eliminare con un'attività di sensibilizzazione e una maggior conoscenza del nostro patrimonio storico e culturale. Per questo motivo i ragazzi di Noi Giovani lanciano un messaggio di rispetto e di amore per le radici della città. E per la terza edizione di In Gir per Fan, la Proloco Cittadina ha intenzione di ridurre le file per gli assaggi enogastronomici e aumentarle invece per le visite culturali attraverso un percorso storico per le vie della città. Sarà una passeggiata degustativa per le vie del centro storico di Fano, partendo da Porta Giulia fino ad arrivare in piazza 20 Settembre per un concerto musicale conclusivo. È la terza edizione di In Gir per Fan, organizzata dalla Proloco Fanum Fortunae con il patrocinio del Comune di Fano, che si svolgerà sabato 9 agosto, dando nuovamente la possibilità a cittadini e turisti di scoprire una città storicamente e culturalmente affascinante. Sarà infatti un percorso nella storia con la possibilità di visitare monumenti, musei e chiese cittadine. Mi sono ripromesso quest'anno di fare già una conferenza stampa di anteprima, dove non vogliamo svelare la parte enogastronomica, che sarà una chicca poi prima della manifestazione, ma il percorso che sarà sicuramente molto bello, storico, quindi partendo diciamo dal Pino Bar attraverserà le mura romane per arrivare tombe malatestiane, Santa Maria Nuova, quindi delle chicche veramente importanti su Fano. Ma poi un percorso nella storia, perché avremo tutte le associazioni storiche della nostra città che faranno vivere a chi passeggia proprio dei passaggi nella storia. Quindi attraverseremo accampamenti cartaginesi per arrivare alla romanità con la colonia di Lafanestris. I cartaginesi sono impersonati da Simachi e Lennon, quindi la colonia romana con la colonia di Lafanestris, tutto il gruppo della Pandolfaccia, e quindi arriviamo alla storia malatestiana per poi entrare in quella che è la storia della prima e seconda guerra mondiale con il gruppo dei Green Liners di Fossombrone. Quindi attraverseremo veramente dei momenti storici visitando tutta la città. Quindi quest'anno sarà veramente una manifestazione pregna e densa di bei momenti di storia. Ricordiamo anche dove è possibile acquistare i biglietti. I biglietti saranno in prevendita già da questo fine settimana e si possono trovare nel punto IAT Alberghi Consorziati qui nel Viale Adriatico a Fano, lo possiamo trovare a Torrette, ai Bagni Torrette e presso la cooperativa Tre Punti al Bombe. Nel servizio non è stato specificato, ma il costo del biglietto è di 16 euro. Sul palco del teatro Arena BCC di Fano, l'Orchestra Sinfonica Rossini proporrà i maggiori successi dei Pink Floyd. Della storia, la leggenda è il prossimo concerto prodotto per la quinta volta sul territorio dall'Orchestra Sinfonica Rossini. Però martedì 29 luglio al Teatro Arena BCC di Fano, classico e rock si fonderanno, perché sul palco sarà presente anche la DNA Pink Floyd Tribute, una delle cover band riconosciute a livello europeo e che possiede una strumentazione che permette di avvicinarsi il più possibile alle sonorità passate alla storia del famoso gruppo britannico.
questa credo che sia la quinta esecuzione sul territorio e continueremo a farlo finché non avremo pubblico, perché nelle prime esecuzioni abbiamo sempre avuto il tutto esaurito. Segno che la musica dei Pink Floyd si può ormai definire classica. Quando si parla di cultura classica, qualche definizione è un genere che ha superato il tempo e le classificazioni, e direi che questa musica lo è. Tutto è centrato attorno alla figura di Roberto Molinelli, direttore per l'innovazione dell'Orchestra Rossini, che è uno straordinario arrangiatore e che ha scritto degli arrangiamenti per orchestra sinfonica che si aggiungono alla esecuzione integrale delle canzoni dei Pink Floyd. Diciamo che ci saranno sullo stesso palco la DNA Tribute Band, Pink Floyd Tribute Band e l'Orchestra Sinfonica Rossini, per un insieme, un'orchestra tra classico e rock, direi che già determina la particolarità di questo evento. Allora, la DNA Pink Floyd Tribute Band è una delle cover band riconosciute dei Pink Floyd, ha tutta una strumentazione che permette di avvicinarsi il più possibile alle sonorità che sono passate alla storia dei Pink Floyd. E appunto Molinelli ha aggiunto delle parti per archi e per ottoni che daranno, se possibile, qualcosa in più anche a livello emozionale rispetto agli originali, o almeno questo è il nostro tentativo. Ovviamente verranno proposti tutti i maggiori successi accompagnati dalla proiezione di immagini e video dei Pink Floyd. È stato un successo la 30ª edizione della Cresciamat a tre punti. Amo la vita meravigliosa. La 30ª edizione della festa della Cresciamat si è conclusa con una serata di domenica in un crescendo di presenze. Migliaia le persone che in questi tre giorni hanno frequentato la festa, un format, quello della cooperativa di Tre Ponti, ormai collaudatissimo in tanti anni. Una proposta gastronomica sempre all'altezza e di grande qualità. La caratteristica Cresciamat farcita in ogni modo possibile. E poi orchestre di liscio di primissimo piano, tra cui l'abituale apertura con l'orchestra Grande Evento. Una grande pista per gli amanti del ballo e sfilate di moda. Noi di solito facciamo la seconda settimana di luglio, quest'anno siccome c'erano i mondiali io ero fiducioso che l'Italia arrivasse ai mondiali, invece non è stato così, però abbiamo trovato una settimana stupenda perché tutte le manifestazioni, se poi non hai la fortuna di trovare il bel tempo, poi vanno a farsi benedire tutti i lavori di un anno, di tutto l'associazionismo nostro di quartiere, perciò abbiamo trovato tre giorni. Oggi è un po' caldo, un po' umido, però meglio così che la settimana scorsa che a quest'ora pioveva, perciò siamo stati fortunati. Presenza massiccia anche della nuova giunta comunale che ha rimarcato attraverso il suo sindaco la validità di queste manifestazioni come legante sociale. Io scherzando dico sempre qua c'è il cuore della città, perché ormai da molti anni gran parte delle iniziative si svolgono in questo luogo. È un po' la madre di tutte le feste che si stanno organizzando durante l'estate nei vari quartieri, nelle varie frazioni. Ha fatto un po' scuola, ma dietro in realtà c'è un gruppo straordinario di uomini e di donne e di un volontariato straordinario. Ma quello che mi piace sottolineare è che dietro questo volontariato c'è una disponibilità nei confronti di tante altre associazioni, e questo è veramente un bel esempio. Poi la festa si commenta da sola, la straordinaria partecipazione, sia ieri che oggi c'è stata una partecipazione di migliaia e migliaia di persone, e quindi penso l'attestazione migliore che possa esserci per chi organizza delle manifestazioni come queste. Non mancherà anche quest'anno il consueto appuntamento con il buon umore e la serata dedicata ai barzellettieri. Martedì 22 luglio va in scena a Crepapelle, presentato quest'anno con il San Costanzo Show. Gloria.
Ed ora un flash di sport per la presentazione del nuovo settore giovanile Granata. Il progetto è stato illustrato oggi pomeriggio dal presidente Claudio Gabellini, dal vice Stefano Cordella, dal responsabile tecnico Roberto Canestrari e dalla responsabile marketing Sara Parroni. Da quest'anno il sodalizio tornerà a praticare tutta l'attività di base. Questi sono i nuovi allenatori: Filippo Berardi seguirà i piccoli calci e i pulcini, Raffaele Fabrocile si occuperà invece degli esordienti, i giovanissimi saranno guidati da Nicola Baldelli, Giovanni Santini sarà capo degli allievi, mentre la Juniores nazionale, come già è stato comunicato, è stata affidata a Omar Manuelli. Vittorio Solomita sarà il preparatore atletico, mentre Atos Ceccacci e Diego Luzzi saranno i preparatori dei portieri. E con questo chiudiamo qui la nostra edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.